Mezzanotte 55, buonasera, benvenuti a Night Desk. Allora, giornata dominata dalle notizie che continuano ad arrivare dal Canada, dove c'è stato questo attentato, questa azione terroristica che ha colpito il Parlamento e il milite ignoto di quel paese. Intanto vi presento Osvaldo Napoli, buonasera Napoli, ex parlamentare di Forza Italia, ma tuttora presentissimo in tutte le attività del partito di Berlusconi. Buonasera a Luca Speciale, anche per le notizie dello sport fra un po'. Dicevo del Canada, che cosa sta succedendo? Ieri, quando era mattina in quel paese, c'è stato un attacco contro il milite ignoto, un soldato morto, e poi una sparatoria lunga all'interno del Parlamento, un terrorista, appunto un convertito all'Islam, è stato ucciso, ma ce ne sarebbero altri in fuga. Vediamo. Un vero e proprio attacco al cuore dello Stato, così la polizia ha commentato la giornata di terrore che ha sconvolto Ottawa, la capitale del Canada. I fatti: ad essere presa di mira la sede del Parlamento e prima ancora il National War Memorial, dove un uomo armato con un fucile da caccia, Michael Zehaf Bibo, cittadino canadese di 32 anni convertito all'Islam, ha assassinato brutalmente un soldato di guardia, Natal Cirillo, 24enne di origine italiana. Subito dopo l'uomo si è diretto verso il vicino Parlamento. Arrivato nei pressi di un'aula dove si stava svolgendo una riunione della maggioranza, ha ingaggiato una violenta sparatoria con gli agenti, ferendone tre, prima di essere abbattuto da Kevin Vickers, ex poliziotto delle giubbe rosse e responsabile della sicurezza al Parlamento canadese. Ma ad agire non sarebbe stato un singolo individuo, un lupo solitario, ma si sospetta un comando composto da altri due o tre uomini. Dal tetto dell'edificio infatti sono stati sentiti echeggiare diversi colpi di arma da fuoco. Ufficialmente non si parla ancora di terrorismo, ma in tutta la città è caccia all'uomo per scovare i possibili complici in fuga. Tutta l'area che sorge intorno al Parlamento è in stato d'assedio, posti di blocco ovunque, cecchini sui tetti degli edifici, scuole chiuse, le ambasciate, compresa quella italiana, sono presidiate. Il premier Stephen Harper, a capo del partito conservatore, è stato prelevato e portato in una località segreta. L'allarme è scattato anche negli Stati Uniti. Le autorità hanno ordinato al comando di difesa aerea lo stato di massima allerta. Il presidente americano Barack Obama, informato dai fatti, ha sentito telefonicamente il premier canadese e ordinato all'FBI di aumentare il livello di allerta nazionale. Quanto accaduto arriva all'indomani dell'uccisione di un altro soldato investito vicino a Montreal da un'auto guidata da un estremista islamico. Vicende che sembrano essere legate alla decisione del governo di Ottawa di partecipare alla campagna militare in Siria ed Iraq contro gli estremisti sunniti dell'ISIS, all'appoggio incondizionato agli Stati Uniti e al governo israeliano del premier Netanyahu. Allora, mentre questo servizio andava in onda, arrivava dagli Stati Uniti la notizia che i servizi segreti americani hanno dato il vero nome di questo, dell'uomo morto, che è quello che vi hanno detto nel servizio, è il nome, diciamo, da convertito all'Islam. Si chiamava Michael Joseph Hall ed era stato coinvolto in reati di droga. Napoli, ma che sta succedendo? Allora, ancora capiamo poco di questa situazione. Però sicuramente se fosse un attentato collegato alle minacce islamiche sarebbe veramente preoccupante, molto preoccupante per tutto l'Occidente. Guardi, dovrei ripetermi esattamente quello che lei dice, cioè è preoccupante, ma è preoccupante un altro aspetto, l'arruolamento da parte dell'ISIS o di chi per esso di persone che vivono in Occidente in apparenza più che mai in termini normali. Io sono molto preoccupato di questo aspetto, di giovani, da quello che leggo sui giornali e sento per le televisioni, che vogliono partire, che poi sono stati bloccati. Sì, attenzione alla caccia alle streghe però, perché questo è anche vero, però questo è pieno di persone che questo è anche di vero, fede però islamica e tutt'altro che coinvolte ma attenzione, non è l'Islam in senso, non ci sono dubbi, però soltanto quello che si è fatto vedere, dove vi è un cittadino, stando a quello che si vede e si legge, inglese, che sgozza la gente, la cosa è molto più preoccupante. Ma aggiungo, quello che colpisce oggi, che noi questa sera, mi permetto se posso dirlo io, è a Gerusalemme una macchina, certo, anche qua, di un estremista che uccide con la macchina 8 persone per strada. Le ha ferite e il io le l'uomo, le ultime, poi. L'uomo è morto a sua volta dopo essere stato colpito dalla quindi polizia. Quindi è una situazione in cui c'è da preoccuparsi, perché può avvenire in qualsiasi parte del mondo, quindi è estremamente molto delicata.
E veniamo alle notizie italiane. Allora, giornata intensissima quella odierna per il Presidente del Consiglio Renzi, che vedrà le regioni di primissima mattina, poi Consiglio dei Ministri e poi parte per il Vertice Europeo, dove si discuterà anche della nostra manovra di 36 miliardi che fanno così preoccupare Bruxelles per le coperture. Renzi ha parlato di fronte alle Camere e ha smontato un po' le apprensioni italiane. Crescita, problema di tutta l'UE, non solo dell'Italia. Matteo Renzi, alla vigilia del Consiglio europeo di Bruxelles, interviene davanti al Senato e alla Camera e chiede all'Europa di cambiare rotta. Se uno guarda i dati è evidente che l'Unione è la cenerentola dello sviluppo, dice. La riunione del Consiglio, l'ultimo con Van Rompuy presidente e Barroso alla guida della Commissione, per Renzi è un passaggio rilevante e non solo per l'avvicendamento al vertice delle istituzioni. Si volta pagina, si chiude una lunga fase e se ne apre una nuova, spiega. Non è rinviabile una discussione su come l'Europa vuole provare a uscire dai margini stretti del rigore per impostare una strategia di crescita. L'Eurozona, in particolare l'Italia, continua Renzi, ancora soffrono le conseguenze di una linea politica che in questi anni ha privilegiato il rigore e l'austerity rispetto alla crescita e allo sviluppo. Da rilanciare anche con i 300 miliardi di investimenti su cui Bruxelles si è impegnata, ancora bloccati finché non entrerà in carica il neopresidente Juncker. Il Premier assicura, non c'è nessun allarme europeo sulla prossima legge di stabilità, nessuna lettera minacciosa recapitata a Roma. I rilievi sulla manovra sono stati sempre fatti, sono naturali, come è naturale che l'Italia sia protagonista con la propria voce, senza diktat esterni, precisa il Presidente del Consiglio. Dobbiamo uscire dalla filosofia che l'Europa sia una matrigna cattiva, perché questo genera sospetti e paure e saremo sempre portati a vedere un potenziale rischio e pericolo, anziché un'occasione. Senta Napoli, ma è finito l'idillio di Forza Italia con Renzi? Le dico, le leggo qualche cosa che ha detto Brunetta parlando ieri alla Camera, il capogruppo di Forza Italia. Ho visto il vuoto cosmico, retorica, luoghi comuni, frasi fatte, nessun impegno, nessuna data, nessun contenuto, ma solo aspirazioni, auspici. È retorica allo stato puro che nasconde il nulla della politica economica ed estera di Renzi e della sua politica delle riforme. Accidenti. Ah, io credo che Brunetta abbia detto la verità, cioè... Al di là di tutto, un po' di opposizione bisogna pur farla. Cioè noi siamo... Ma ci sono altri che la fanno, eh? Prego? Non solo voi, ci sono anche altri sì, che la ci fanno. Sì, ci sono anche altri che la fanno, non ci sono dubbi, però noi la facciamo in maniera diversa, cioè noi la facciamo in maniera morbida, la facciamo col buon senso, precedendoci gli interessi del paese rispetto molto spesso agli interessi del movimento, del partito. Quindi Brunetta dice la verità. Io voglio fare una domanda, la faccio io. Ma mi volete spiegare perché Letta, Monti e tutto il resto non trovavano 30 miliardi, 20 miliardi, 35 miliardi? Adesso questo personaggio, bravissimo, io sono di quelli che dico che Renzi è bravissimo, oggi ti fa sognare per domani facendoti dimenticare la promessa di ieri. È straordinario, perché ogni giorno aumenta l'asticella, anche in questo caso. Risponda lei. Beh, fortunato lui, non so dove trova sti soldi. Cioè, attenzione, i soldi poi li trova, perché lei me li insegna, che ha soltanto la clausola di salvaguardia, che vuol dire l'aumento dell'IVA, garantisce tutto. Il debito pubblico da una parte c'è, aumenta il debito, dall'altra ti dà gli 80 euro. Ma capisci che qualche dubbio ci deve essere, ci può essere, perché quando ci sono 30-35 miliardi trovati così, dove nessuno li trovava, beh, io credo che Brunetta qualche ragione ce l'abbia. Quindi credo... Aggiungo, guardi, le faccio un altro esempio, che nessuno ne parla, ma il rientro, il condono dei capitali dell'estero fatti... Ascolti, quello è un condono vero e proprio, che se l'avesse fatto qualcun altro, e se lo fa qualcun altro, sarebbe successo il finimondo. Beh, questo è il paese dei condoni, Napoli, lo infatti... sa bene. Lo sa bene. Allora, la lettera dell'Europa non si conosce, ma si conoscono i contenuti generali sui quali Bruxelles sta insistendo presso l'Italia. In fondo, nella lettera che la Commissione europea avrebbe preparato per Palazzo Chigi ci sono le domande che più o meno da giorni si fanno tutti su quella che una volta si diceva finanziaria e da un po' invece si chiama legge di stabilità. Primo, di quant'è l'aggiustamento strutturale dei conti annunciato? Secondo, ma ci sono le risorse per pareggiare il bilancio e pagare le riforme promesse? In sintesi, ma come si trovano i soldi per scongiurare il taglio da 4 miliardi di euro che, stando alla manovra del governo, andrebbe a colpire le regioni?
regioni, trasformandosi a cascata in meno servizi e soprattutto sanità pubblica per i cittadini. Il chiarimento, insomma, Matteo Renzi lo deve agli italiani e non solo al commissario per gli affari economici Katainen, che in scadenza da novembre sarà promosso a vicepresidente con delega rafforzata sui conti dell'Unione. Per ora la lettera non è ancora partita, potrebbe addirittura, secondo alcune fonti, trasformarsi solo in una richiesta verbale. Ci vuole prima il sì del presidente uscente della Commissione Barroso e del suo successore Juncker, e poi comunque, ha chiarito il portavoce di Katainen, ricevere la richiesta rientra nel normale iter e non significa una bocciatura scontata. Nell'ultimo vertice europeo con la governance uscente, il Premier e il Ministro dell'Economia Padoan si giocheranno la partita, ma certo la manovra sulla manovra non sarà facile. L'Europa ci chiedeva una sforbiciata sul bilancio da 11 miliardi, Renzi e i suoi finora hanno tagliato qua e là per 1 miliardo e 600 milioni, pronti ad arrivare anche fino a 5, ma mantenendo comunque da parte il famoso gruzzolo emergenze, detto anche tesoretto, i 3 miliardi e mezzo di euro circa, che servirebbero per saldare le multe europee delle procedure di infrazione nell'eventualità si sfori il tetto massimo previsto nel rapporto deficit-PIL. Allora Napoli, chiarimento in corso con Bruxelles, si svolgerà oggi proprio al vertice europeo, però intanto proprio in sede di governo europeo si respira un'aria che potrebbe essere nuova, arrivano questi famosi 300 miliardi e il nuovo presidente della Commissione Juncker ha parlato di flessibilità governata dalle regole. Sta cambiando qualcosa? Beh, credo che qualcosa cambierà di sicuro. Attenzione, parliamo di 300 miliardi per tutti i paesi. Certo. Ecco, perché messo, ma non lei, ma in senso generale, messo come notizia dall'impressione che in Italia arrivano 300 miliardi, quindi la suddivisione poi è una suddivisione che in Italia arriverà certamente una somma, ma ben venga, specialmente rivolto agli investimenti. Però la problematica vera è quella che poi oggi incontra anche le regioni, che hanno tutte le problematiche in modo particolare per quanto riguarda la sanità, e come piaccia o non piaccia, a forza di tagliare, regioni e comuni hanno raschiato il barile, non c'è più niente, quindi è presto fatto. Da una parte tu tagli alle regioni e ai comuni, dall'altra parte c'è nuova imposizione fiscale, perché se no non riescono a coprire il buco che hanno. Quindi anche su questo. Ma l'ha detto Renzi, dobbiamo tirare tutti la cinghia. Sì, ma l'ha già tirata. E questo è il problema, guardi, glielo dico io le vengo a dire che non c'è problema, a forza di tagliare e tagliare, poi alla fine non si taglia più perché non ce n'è più da tagliare, poi è ovvio che i sacrifici bisogna farli tutti, però la preoccupazione in modo particolare rivolta alla sanità per le regioni c'è, perché continuiamo a tagliare servizi in quel tipo di settore che credo che, rivolto in modo particolare alla parte debole del paese, sia un errore grandissimo. Fatica, quindi, certo. Allora, ieri poi è arrivata la famosa bollinatura, il via libera della Ragioneria Centrale dello Stato. Intanto il governo ha corretto ha fatto parzialmente marcia indietro su uno dei provvedimenti dei quali si era discusso di più, il pagamento delle pensioni il 10 gennaio. Non riguarderà tutti. È un percorso faticoso quello della legge di stabilità. È approdata in Quirinale senza la certificazione delle coperture finanziarie da parte della Ragioneria di Stato. Il bollino ufficiale è arrivato solo in serata e il governo è costretto a bruschi cambi di direzione. Il confronto di domani con le regioni sembrava annullato, notizia del pomeriggio poi smentita. L'incontro ci sarà. E in mattinata il Ministero dell'Economia ha dovuto mollare la presa sulla norma che avrebbe fatto slittare di 10 giorni il pagamento di tutte le pensioni. Tanta era l'urgenza di rettificare che l'annuncio è arrivato in mattinata su Twitter e poi confermato di persona dal ministro Poletti. Lo spostamento dei pagamenti al 10 del mese era un'ingiustizia per i sindacati dei pensionati che avevano annunciato battaglia. Chiedere agli anziani di aspettare l'assegno più del solito, anche per un mese soltanto, sembrava un'inutile prepotenza. Anche perché la maggior parte delle scadenze, compresi mutui e affitti, è alla fine del mese. La novità si giustificava con la necessità di uniformare i pagamenti a quelli di un altro istituto previdenziale pubblico, l'INPDAP, peraltro abolito, dedicato esclusivamente ai dipendenti pubblici, che in effetti ricevono la pensione proprio il 10 del mese. La presunta semplificazione avrebbe consentito allo Stato, stando al testo della manovra, di risparmiare circa 19 milioni di euro.
La norma comunque sarà modificata solo in parte. Chi ha diritto a due pensioni, sia INPS sia ex INPDAP, riceverà gli assegni lo stesso giorno, il 10 del mese appunto. I pensionati coinvolti sarebbero circa 800.000. Ma anche su questo i sindacati dei pensionati tengono duro, chiedono la cancellazione della norma e un incontro con il governo. Silvio Berlusconi ieri ha visto i senatori di Forza Italia, oggi incontra i deputati e sta raccontando a tutto il suo partito la nuova strategia e le novità del patto del Nazareno. Se ieri Silvio Berlusconi aveva fatto balenare l'ipotesi di un'apertura alla nuova versione dell'Italicum lanciata da Renzi per un premio non più alla coalizione ma alla lista che ottiene più consensi, oggi dal capogruppo dei senatori è arrivato un non è una buona idea, che non vuol dire, come si intuisce da tante sfumature, un no secco, ma neanche un sì. Presente alla riunione dei parlamentari anche Berlusconi, che si sarebbe limitato a dire ogni eventuale variazione Renzi la dovrà concordare con noi, ma un prossimo incontro tra i due non è imminente. E il capogruppo Romani infatti conferma e avverte il Premier, la legge elettorale resta quella già approvata a Montecitorio e frutto del patto del Nazareno. A far cambiare idea al leader forzista sarebbero stati alcuni calcoli elaborati da Nels Verdini, secondo i quali l'effetto del nuovo meccanismo porterebbe a un pesante ridimensionamento dei gruppi parlamentari, uno scenario reso ancora più preoccupante per Forza Italia dai sondaggi delle ultime settimane, che darebbero il partito di Berlusconi in calo e costantemente dietro nella graduatoria dei sondaggi al Movimento 5 Stelle, quindi fuori anche da eventuali ballottaggi. Silvio Berlusconi comunque ai senatori conferma il suo forte impegno a restare in pista. Sono in campo per vincere, dopo tutto quello che ho fatto non potete pensare che io esca di scena così. Inoltre l'ex cavaliere, dopo aver rilanciato la linea di opposizione al governo, si dice sicuro che le elezioni non siano dietro l'angolo e che non si andrà a votare prima del 2018. Ne ho parlato anche con Renzi, assicura l'ex premier, e anche lui pensa la stessa cosa. Ma Renzi accelera sulla riforma della nuova normativa del sistema di voto. Il suo obiettivo è arrivare all'approvazione definitiva entro la fine dell'anno al Senato e subito dopo alla Camera. Per molti forzisti è la prova che il Presidente del Consiglio voglia andare alle urne già la prossima primavera. Allora Napoli, ci fa capire, l'altro giorno sembrava andasse bene questo premio alla lista. Ieri Berlusconi ha cambiato posizione e dice che non va tanto bene. Perché? Che cosa sta cambiando? Mi pare che il servizio che avete fatto dica esattamente la verità. Probabilmente si sono fatti dei conteggi. Non è vero che si è detto subito, non si è detto di no. Si è detto di no, ma molto articolato. Quindi la verità è quello che, ripeto, si diceva nel servizio. Probabilmente perché, si sono fatti dei conti. Perché Forza Italia non sarebbe il primo partito, tutto qui. Non ci sono dubbi. Cioè, ad oggi, io certo, dico oggi. il futuro ovvio. E quindi questo porterebbe certamente a una valutazione della legge in maniera diversa. Teniamo presente che, mi pare che sia giusto, Renzi ha sempre detto che le riforme costituzionali vengono fatte non tutti da soli, insieme, certo. Tutti insieme, quindi anche su questo, dovesse esserci le modifiche, bisogna parlarci. Quindi credo che quanto ha detto Romani in questa occasione sia estremamente corretto. Mettiamoci un tono al tavolo e vediamo quelle che sono eventualmente le soluzioni concordate, ma non con forza, come qualcuno potrebbe pensare. Ma Renzi i problemi li ha più all'interno che con noi. No, lasciamo perdere Renzi, parliamo di Forza Italia. Berlusconi resta il leader, mi pare lo abbia confermato, vorrà guidare ancora il movimento quando sarà alle prossime elezioni, ho capito male? D'altra parte, ascolti, io non posso pensare Forza Italia senza Berlusconi. Va bene. Quindi credo che Berlusconi abbia detto, fra virgolette, nel senso termine buono, una banalità nel dire, perché non c'è nessuno che può mettere in dubbio la sua presenza al comando di Forza Italia. E le piace Salvini? Che è un concorrente forte, vuol fare un partito... Beh, Salvini certamente ha avuto una grande capacità, ha avuto la capacità di trasformare la Lega, che era un partito ormai finito con tutti gli scandali che ci sono, ad un partito che oggi raggiunge l'8-10%, abbinandosi alla Le Pen, che effettivamente porta consensi. Attenzione, parte di quello che dice Salvini è quello che dice Forza Italia, solo che Forza Italia lo dice in modo moderato, molto più equilibrato, lui lo dice in maniera molto più sfacciata, ma non vi sono dubbi che in termini realistico e di consensi raggiunge degli obiettivi, quindi chapeau a lui che riesce certamente ad attrarre consensi che era impensabile soltanto pochi mesi or sono. Un brutto concorrente anche per voi, mi pare di capire. Grazie a Osvaldo Napoli di Forza Italia. Vediamo qualche prima pagina dei quotidiani. Ecco il messaggero, il terrorismo scuote il Canada, apertura per il giornale romano, allerta Ottawa, comando assalta il Parlamento, uccisi un soldato e un attentatore. Al centro della prima, pensioni e bonus bebè si cambia, ecco i richiami dell'Unione Europea sulla manovra. Siamo al Sole 24 Ore, manovra bollinata,
Ecco, Italia ai ministeri, così il quotidiano economico, e poi Ottawa, il comando spara in Parlamento, una grande foto. E poi qui borsa al test delle pagelle della BCE, sono i famosi stress test. Il giornale, tasse su benzina e sigaretta, la manovra del governo, Berlusconi serra le file, tensione sulla legge elettorale, così il quotidiano milanese, attacco al Canada, il terrore fa il giro del mondo. Il Fatto Quotidiano sceglie un'apertura diversa, lo Stato è insolvente e se non paga è innocente, perché ce lo spiega il sommario, la Procura archivia l'indagine su Alfano, Padoan e Poletti, denunciati per insolvenza fraudolenta, i danni delle cooperative che assistono i minori stranieri e non ricevono un euro da 3 anni. La finanza pubblica, dicono i magistrati, è deteriorata e tale criticità non può essere ascritta a nessuno. E poi Avvenire, cristiani nel mondo, sono 150 milioni quelli che rischiano sotto tiro per i motivi più diversi, il libro nero sulle persecuzioni, sul quotidiano della Conferenza Episcopale, e ancora, ecco, Libero, Renzi tassa più di Letta, con i dubbi europei sulla manovra, gabelle per 13 miliardi e mezzo contro i 3,5 del suo predecessore, così scrive Libero. E poi abbiamo Europa, quotidiano vicino al PD, cambio della guardia a Bruxelles, cambierà anche la politica europea, e la foto è di Juncker. Ultimo titolo è quello della Padania, frontiera d'Europa, Salvini e Marine Le Pen contro l'Europa dei burocrati. Al momento dello sport c'è Luca Speciale. E dunque, a aggravare il bilancio degli italiani in Europa, questa sera è arrivata anche la sconfitta della Juventus ad Atene contro l'Olympiacos, una sconfitta che complica e non poco i piani di Allegri in vista del passaggio del turno, perché la Juventus è terza con 3 punti adesso, Atletico Madrid e appunto Olympiacos sono prime con 6. Una Juventus dai 2 volte ha regalato un tempo in ombra Pirlo, Vidal non in condizione, poi nella ripresa, quando la Juventus ha cominciato a giocare e anche a tirare, è venuto fuori tutto il talento di Roberto, portiere dell'Olympiacos. Ancora una volta la Juve si guarda allo specchio e riflette sulle sue fragilità in Europa. Il verdetto che arriva dalla Grecia ha il volto poco rassicurante di una magra classifica. Juventus è staccata di 3 punti da Atletico Madrid e Olympiacos. Il nervo della Champions è molto scoperto, non si vince dal febbraio 2013 e questa è la 5ª sconfitta. Allegri punta su Morata alla prima da titolare e si affida ancora alla regia di Pirlo, che però è da censura. Proprio da un suo errore nasce la fondo della freccia Dominguez, la sponda di Mitroglou spacca la difesa e Casami piazza il sinistro mortifero per Buffon. Lo svizzero ex Palermo punisce il primo tempo mediocre della Juve. C'è più ritmo nella ripresa, Pirlo lascia il posto a Marchisio e Morata scalda i riflessi di Roberto, che diventa protagonista. Il portiere svolge un repertorio di interventi di qualità che sbarrano la strada. È strepitoso sulla fiammata di Morata, che dimostra talento e personalità, ma si arrende alla traversa. La Juve è cresciuta, Tevez non è quello dei giorni migliori, ma anche per lui c'è la legge dell'implacabile Roberto. Allora, la legge dell'implacabile Roberto lo troviamo su tutte le prime pagine dei quotidiani sportivi da pochissimo in edicola, andiamole a vedere partendo da Tutto Sport, vicino alle cose della Juventus, stregata il titolo, riferimento alla porta dell'Olympiacos, pazzesco KO della Juve ad Atene 1-0, bianconeri che steccano ancora in Champions, deludente primo tempo, Olympiacos che colpisce con Casami nella ripresa, si gioca ad una porta sola, scrive il quotidiano torinese, ma i campioni d'Italia mancano una serie incredibile di occasioni da gol, colpendo pure una traversa. L'Atletico travolge il Malmo 5-0, a segno anche Cerci, dunque girone complicato. In alto, Toro, prenditi l'Europa con l'aiuto dei tifosi, ne parleremo tra un attimo. Non spreco energie per replicare a Moratti la frase di Mazzarri alla vigilia della partita col Saint-Étienne. Gazzetta dello Sport, il titolo è Rimpianto greco, ancora a proposito della sconfitta ad Atene da una rete di Casami e dalle parate di Roberto, la sconfitta della Juve che si sveglia tardi, sbatte sull'Olympiacos e perde ancora in Europa, goleada Atletico con Cerci, ora la situazione si complica. Di spalla la polemica, lo vedete anche qua, nervi Mazzarri, Moratti, non perdo tempo. E poi Napoli, Vali, Higuain, Viola, Chance, Ilicic, il Toro cerca Mauri per quanto riguarda l'Europa League. Corriere dello Sport, Mazzarri replica Moratti in alto e poi Juve, incubo Europa. Dunque dopo Madrid altra sconfitta, qualificazione complicata, pessimo primo tempo, scrive Tutto Sport. Di spalla ancora, guardiamo un attimo perché Prandelli per quanto riguarda la Champions League affonda con il suo Galatasaray, adesso rischia la panchina con i turchi che sono stati travolti dal Borussia, dunque Prandelli a rischio.
abbiamo visto sulle prime pagine dei quotidiani sportivi, c'è tanto spazio dedicato all'Europa League, ma soprattutto a questa frase di Mazzarri, che insomma, in maniera possiamo dire poco grata, così ha risposto alla punzecchiatura di Moratti, che aveva detto, Mazzarri potrebbe rischiare nel caso l'Inter non riuscisse a raddrizzare un po' la sua rotta in campionato. L'Inter si rifugia in Europa, dove ha sempre vinto. Forse per questo Mazzarri tira fuori gli artigli. I fischi di San Siro neppure li sento, dice il tecnico nerazzurro, duro al limite dell'ingratitudine con l'ex presidente Moratti, che non ha escluso colpi di scena se l'Inter non invertirà la tendenza. Io sono concentrato al Saint-Étienne, come ho sempre fatto, e non ho tempo di pensare ad altro e a disperdere energia e rispondere a quello o all'altro. Al Meazza non ci sarà Medel, bloccato da un fastidio al polpaccio sinistro, previsto ampio turnover. Molti titolari a riposo anche nella Fiorentina, l'altra malata di A, che sarà impegnata a Salonicco con il PAOK. I viola hanno lasciato a casa Pizarro, Babacar e Savic, mentre Tomovic e Quadrado partiranno dalla panchina. Per Montella una sfida da vincere per stemperare i malumori della piazza e blindare la qualificazione. Forse la partita decisiva per le sorti del passaggio del turno, e mi aspetto una mentalità da grande squadra come quest'anno quasi sempre è stata tale. Come Inter e Fiorentina anche il Napoli è a punteggio pieno. Sul sintetico di Berna Benitez affronterà lo Young Boys con le seconde linee, una rotazione che coinvolgerà quasi tutti i big, a partire da Higuain, Amsic e Callejon. Credo che è importante per tutti capire che devono dare il massimo. Sarà una partita difficile per lo che ha detto Gokhan, ma sono convinto che loro il 100% lo daranno in campo. Le speranze del Torino, che guida il suo girone insieme al Bruges, sono invece affidate ad Amaury, che contro i finlandesi dell'Helsinki, ancora a 0 punti, cercherà il primo gol in granata. Credo anche che questa sia, tra virgolette, l'ultima possibilità che l'Helsinki ha per poter riaprire il discorso del girone. Quindi pensare che questa sia una partita più semplice delle altre è follia allo stato puro. È tutto a te, Eddy. Grazie, ci fermiamo noi per un istante. Pochi secondi all'1:27, allora notizia dal Canada, il Parlamento continua a essere isolato e bloccato, alcuni parlamentari, alcuni giornalisti sono stati fatti uscire, altri si trovano ancora all'interno della struttura, mentre la polizia continua a setacciare il centro di Ottawa alla ricerca di altri eventuali terroristi che avrebbero sparato in questo conflitto a fuoco che ha fatto 2 morti. Vi ricordo allora, nella giornata, l'incontro di Renzi con le regioni, il Consiglio dei Ministri, nel pomeriggio il vertice europeo a Bruxelles. Alle 7 la rassegna stampa, 7:30 la prima edizione del telegiornale, alle 8 c'è Omnibus. Noi ci vediamo qui, se vorrete, domani sera con Night Desk. Grazie e buonanotte.